Anche se può sembrare ridicolo, ho una grande nostalgia per quei tempi. Re Ludwig ha lasciato un segno profondo in questa terra. Non è azzardato dire che senza conoscere la sua storia, che è una storia affascinante, per certi versi incredibile, non si può capire bene cos'è oggi la Baviera. Ludwig è stata la prima grande pop star del XIX secolo, del XX e forse anche del XXI secolo. Wahrscheinlich auch des 21. Jahrhunderts gewesen ist. Per me esiste un filo che lega Ludwig a Disneyland, a Michael Jackson e alla spettacolarità dei concerti live dei Queen. Ludwig II, il sovrano più amato e conosciuto della Baviera, è diventato un'icona della cultura pop dei nostri giorni. Infatti, non per caso, Andy Warhol dedicò al re bavarese e al più famoso dei suoi castelli il suo ultimo dipinto. Ha messo in moto qualcosa, ha costruito un mondo di fantasia per sé che è stato copiato da molti come schermo di proiezione dei propri desideri e delle proprie idee. Ludwig, da artista postmoderno, ha vissuto nelle citazioni. Ha cercato di costruire un mondo proprio, rielaborando sempre qualcosa di già esistente. Le fortezze medievali, il mito del Sacro Graal, le leggende germaniche, le scenografie orientali, Luigi XIV e la corte di Versailles servono da spunto per ispirare la creazione di un mondo fantastico. Il suo amore per l'artificio raggiunge il culmine del manierismo nella grotta di Linderhof, una finta caverna di stalagmiti costruita con cemento e acciaio, ispirata alla grotta azzurra di Capri e alla grotta di Venere del Tannhäuser, una sorta di parco di attrazioni a uso personale. È la grande parentesi di una storia della cultura dell'illusione, e questa illusione è più duratura di tutti gli esseri viventi, forse anche più di una moda. È un sogno. Un sogno di un'altra vita. La nostra associazione mantiene viva la cultura e le tradizioni bavaresi, preservando la memoria della Baviera e della sua casa reale. Ludwig venne soprannominato il re delle favole
ed è molto amato anche ai nostri giorni a causa della sua morte misteriosa, della sua vita ritirata e dei suoi castelli. È diventato per noi un mito. Ma perché tutto questo interesse per un re dell'Ottocento con la mania delle costruzioni? Poche volte succede che un sovrano riesca a lasciare una traccia così tangibile nel suo regno come Ludwig II ha fatto con la Baviera. Le stravaganze della sua vita e le sue costruzioni spettacolari hanno contribuito a creare il mito del re geniale. Nonostante all'epoca avessero portato alla bancarotta la famiglia dei Wittelbach e il re alla reclusione, i suoi castelli sono diventati oggi una delle attrazioni turistiche più importanti della regione. Queste scenografie tengono in vita il ricordo di un personaggio tragico e insolito, un personaggio romantico che cominciava a vivere al calare del sole. Di notte usciva, leggeva, scriveva, lasciava la sua fantasia libera. Di giorno, invece, dormiva fino a tardi, sperando di prolungare i sogni della notte. Un autentico re pop che ha voluto fuggire dalla realtà costruendo un universo proprio fatto di castelli, leggende e colori. Un maestro della citazione e del simulacro, un artista senza arte diventato icona dei nostri tempi. Questo tragico mito del decadentismo continua a esercitare un fascino intramontabile. Il mistero della sua morte sicuramente ha contribuito ad alimentare la leggenda. Oggi nella Baviera c'è chi lo ama e chi lo detesta. Nessuno comunque rimane indifferente. Questo vestito è per la festa. Non ci andiamo a fare la spesa o a spasso. Lo mettiamo per delle occasioni importanti, come ad esempio ora, che siamo invitati qui al castello di Nymphenburg al 60° compleanno del conte Franz. Se ci fosse la monarchia, lui che vive qui, oggi sarebbe il re. Un prussiano non può indossare questo vestito. Prima dovrebbe rinunciare completamente alle sue origini prussiane. Noi personifichiamo la Baviera e solo un bavarese può farlo. Quando un prussiano si mette i pantaloni di pelle, diventa ridicolo. Si addobba di qualcosa che non gli appartiene per nulla. Ha uno stile di vita che non è il nostro. Siamo la Baviera, amiamo questa terra, perché è bella, è generosa e ricca di tradizioni. E solo un bavarese può condurre questo tipo di vita.
Siamo orgogliosi di avere questi costumi tradizionali e li indossiamo con orgoglio. Naturalmente, quando andiamo a fare la spesa, indossiamo i jeans come tutti, ma quando ci incontriamo, quando andiamo alla birreria Off-Broy House, per esempio, indossiamo questo costume che ci trasmette una sensazione particolare. E questo è molto importante. Sono canti di montagna, perché il cuore della Baviera è lassù, tra le montagne. Questo è un tipico cappello tradizionale dell'Alta Baviera, decorato con diversi distintivi dedicati al governatore bavarese, alla birreria Off-Broy House e al nostro re, Ludwig II. Ludwig era nato nel castello di Nymphenburg nel 1845, ma la sua non fu un'infanzia molto felice. Il padre aveva poco tempo per lui, la madre non riusciva a capirlo e non gli offrì mai una dimostrazione d'affetto. Si limitava a gelarlo con occhiate di sgomento e Ludwig, piano piano, tramutò l'affetto deluso in aperta avversione. Nei saloni della residence a Monaco trascorreva le giornate da solo a leggere e a sognare. La sua educazione fu affidata alla servitù e il principe ereditario ricevette un'istruzione troppo debole. In quegli anni sviluppò un narcisismo smisurato. Influenzò più di ogni altro il giovane re Ludwig fu il castello di Hohenschwangau, costruito dal padre in un luogo incantato tra due laghi, al confine meridionale della Baviera, dove cominciano le Alpi. È lì che ha costruito i suoi sogni, che ancora oggi possiamo ritrovare nei suoi diari scritti dai 6 ai 25 anni. In essi troviamo la sua visione del mondo, che è una grande rappresentazione teatrale di luci, costumi e musica. In questo castello avvenne l'incontro più importante della vita del giovane re, quello con il compositore Richard Wagner. Wagner era l'unico capace di mettere sulla scena e di far vivere con la sua musica le fantasie di Ludwig.
Attraverso le melodie che Wagner componeva, Ludwig sentiva che il mondo della sua infanzia, fatto di leggende germaniche e miti del passato, riprendeva vita. Ludwig aveva sentito per la prima volta il Lohengrin di Wagner all'età di 15 anni e ne rimase sconvolto. Può sembrare strano a dirlo, ma Ludwig non amava la musica e non la conosceva, non aveva orecchio. E quando da ragazzo l'avevano messo a delle lezioni di piano, avevano dovuto sospenderle perché proprio non riusciva a combinare qualche cosa. Dopo la prematura morte del padre, Ludwig II sale sul trono e la prima decisione che prende è quella di far venire a suo fianco Richard Wagner, che nella totale rovina economica era fuggito lontano dai creditori. Libero dalle meschine preoccupazioni, Wagner andava a trovare il nuovo amico sullo Starnberger See, uno dei suoi luoghi preferiti. A Villa Pellet, il compositore comincia a scrivere la sua grande opera. Ha promesso al re di terminare l'Anello del Nibelungo nel giro di 3 anni. Si vedevano ogni mattina sul lago e passeggiavano sulla nave del re, che era stata battezzata Tristano. Lui di Wagner amava moltissimo il mondo culturale, amava dei cavalieri tedeschi medioevali, le leggende, quella è la cosa che lui amava di più. E da questo poi era venuta un'immensa ammirazione per Wagner, tanto che a un certo punto è stato addirittura lasciato intendere che ci fosse un rapporto che andava al di là dell'amicizia e dell'ammirazione, cosa che non è assolutamente vera. Ma la poesia di Wagner vale per la sua musica. E la sua musica vale per la sua poesia. L'una non può esistere senza l'altra. E da questa portentosa fusione nasce un nuovo linguaggio che riesce a farsi intendere da tutti quanti, in ogni parte del mondo, da tutti quanti. Un linguaggio che può anche divulgare le idee. Io non so spiegarmi, però io so che il regalo più grande che si possa fare al popolo è quello di arricchire il suo spirito. Aber ohne Wagner auch kein Ludwig. Denn Ludwig lebt in dieser. Senza Ludwig nessun Wagner. Però possiamo dire senza Wagner nessun Ludwig, perché Ludwig viveva nel rapporto con Wagner. Il musicista popolò la sua fantasia, in un certo senso rappresentò la sua vita. Le lettere che i due si scambiavano sembrano delle lettere d'amore. Tutto questo era per la immensa ammirazione che attraverso il mondo culturale di Wagner era riuscito anche a trasmettergli nella musica. Tanto che gli ha costruito il teatro di Bayreuth. Wagner era molto una persona ambigua, posso dire ambigua, è un uomo avido di lusso, avido di denaro, non è stato onesto con Ludwig era un innocente in un certo senso, e mentre gli altri no, erano un po' un gruppo di gente non onesta. La straordinaria capacità di seduzione di Wagner piaceva molto al giovane sovrano, che comunque non smise mai di considerarlo un servitore. L'influenza del musicista era diventata pericolosa. Wagner doveva lasciare la Baviera.
Il grande compositore aveva creato per lui un mondo ideale, ma aveva osato trattarlo da pari a pari. Si rincontrarono per il 50° compleanno di Wagner sull'Isola delle Rose e per l'ultima volta attraversarono lo Starnberger See sul Tristano. Non si rividero mai più. I simboli per eccellenza della Baviera è il castello di Neuschwanstein, la più celebre e monumentale delle costruzioni di Ludwig II. Fu innalzato in onore degli eroi della sua infanzia, Lohengrin e Parsifal, e lo dedicò alla memoria di Wagner. Il castello di Neuschwanstein deve essere interpretato come il retroscena di un teatro. Tutto il castello è un enorme palcoscenico, fatto per ospitare il mondo dell'opera e, naturalmente, la musica di Wagner. Perfetto scenario di un mondo romantico ideale che la cultura pop ha fatto diventare icona del favoloso mondo di Walt Disney. Il fasto delle stanze e gli affreschi di Neuschwanstein rappresentano invece le scene delle grandi opere di Wagner, le antiche leggende, la gloria cristiana e l'amore casto. Il progetto girava intorno alla sala dei cantanti, anche questa presieduta da Parsifal. Sullo sfondo del palco, dove si sarebbe dovuto sistemare un trono d'oro e d'avorio, è rappresentato il famoso bosco sacro della leggenda. Sul trono non doveva sedere il re di Baviera, ma il re del Graal. Il trono, però, non fu mai collocato a Neuschwanstein. In effetti, il re non riuscì a vedere compiuto il suo ultimo sogno. Ludwig non rinunciò al comfort che procuravano le nuove invenzioni tecniche e fece installare nel castello un sofisticato sistema di riscaldamento e il primo telefono della Baviera per poter comunicare con il vicino castello di Oischwangau, il luogo dove ha trascorso i giorni più felici della sua infanzia. Dal castello di Hohenschwangau, costruito dal padre Massimiliano, il bambino Ludwig ammirava la rupe scoscesa dove un giorno sognava di costruire una fortezza medievale. Non poteva immaginare allora che il suo castello del Graal sarebbe stato visitato oggi da milioni di curiosi che si recano lì ogni anno, quasi fosse la meta di un pellegrinaggio. Tutto quello che oggi può sembrare kitsch, nei palazzi reali veniva percepito come arte. Di certo Ludwig non ha influenzato l'arte bavarese di quel periodo come fece suo nonno Ludwig I, ma sicuramente aveva ereditato da lui l'interesse per la pittura, per la scultura e per l'architettura in genere. La donna con cui Ludwig riuscì a stabilire un rapporto, sebbene platonico, è stata la sua cugina Elisabetta, l'imperatrice d'Austria. Sissi aveva 8 anni più di Ludwig,
ma le loro anime si assomigliavano profondamente. I cugini si incontravano spesso e l'isola delle rose in mezzo al lago divenne il luogo d'appuntamento per i due giovani incompresi. Ugual magia mi ha legato a te, mia cara, il giorno in cui il mio sguardo si posò su te la prima volta. Seppi cioè che non avrei più domande senza risposta. I miei occhi ti avevano veduta, il mio cuore aveva capito. Nella piccola villa, in un luogo segreto, nascondevano i poemi che si scrivevano l'uno all'altro, sapendo che quello era un posto sicuro. Quello del rapporto con Sissi è un tema cinematografico, un tema hollywoodiano, perché anche lei era estranea al mondo in cui viveva, dove le donne non potevano vivere la vita che volevano. Si sentiva in una prigione dorata. Sissi era il gabbiano e Ludwig l'aquila, e in quelle vesti si scrivevano poesie. Erano più che parenti, la loro era un'affinità spirituale, perché erano entrambi estranei a questo mondo, erano profughi dal mondo. Fremde waren Weltflüchtlinge. Le loro fughe a cavallo, sconvenienti per il protocollo di allora, erano una passione a cui non sapevano rinunciare. Quello che molti dicono di te è vero. Cosa ti hanno detto? Che non hai mai avuto una donna. Io sono cattolico. Sarebbe questa la ragione. Credo che lui abbia vissuto la sua omosessualità come una grande colpa. Quello sono sicuro. Che lui non l'accettasse è vero, ma è vero che a un certo punto ha dovuto soggiacere a questo. Lo faccio anch'io. Tu sai qual è l'unica volta che Siegfried ha paura? Quando per la prima volta nella sua vita vede una donna. L'educazione gesuita, l'educazione cattolica. E lui è sempre stato molto tormentato. Il vero problema di Ludwig era la maturità. Era abbastanza maturo per avere una vita sessuale, una vita di coppia, o si trattava di tutta una messa in scena? Non era in grado di avere una vera relazione, né con donne e neanche con uomini. La sua sessualità era affidata alla fantasia. A 35 anni, Ludwig trovò un amico ideale nel giovane Josef Kainz, un attore di teatro, ma il rapporto finì presto. Ludwig si sentiva prigioniero in un cerchio infernale. Più cercava di sottrarsi, più veniva trascinato. La solitudine e il narcisismo lo facevano essere sempre più stravagante. Noi bavaresi ci siamo sempre sentiti diversi dai tedeschi e siamo fieri di questo. Non abbiamo mai dimenticato di essere stati un regno indipendente. Ai tempi di Bismarck, Ludwig fu costretto a firmare un accordo con i prussiani. Non li amava, odiava il loro militarismo, ma non ebbe la forza di resistere. Nel 1870 si trovava nel castello di Hohenschwangau quando arrivò il primo ministro con la famosa lettera dell'imperatore per fargliela firmare. Il re di Baviera rinunciava così alla sua autonomia. Fu allora che Ludwig decise di abbandonare Monaco per costruire il suo vero regno. E questi cosa sono? È una cosa che ho in mente da qualche tempo. Vorrei costruire un castello. Ti ricordi la vallata di Graswan? Sopra Oberammergau.
Almeno nel regno dell'arte, Ludwig voleva essere il sovrano assoluto che non poteva essere nel regno di Baviera. Linderhof fu il primo castello che costruì e quello in cui soggiornò più a lungo. Ludwig era pronto a tutto per costruire un paradiso dove dimenticare il tempo orribile che gli era toccato vivere. Così fece costruire una grotta finta di stalagmiti, la famosa grotta di Linderhof, che imitava la grotta di Venere del Tannhäuser e la grotta azzurra di Capri. Lunga 100 metri, conteneva un lago artificiale che veniva agitato da macchine invisibili, dove il re girava di notte su una barca a forma di conchiglia. La temperatura della grotta si regolava con sofisticati impianti di riscaldamento e un sistema elettrico permetteva di cambiare le luci della scenografia. Ludwig, architetto, era molto esigente e furono tanti gli artigiani della zona che trassero vantaggio dalle ordinazioni fatte per il lussuoso arredamento che si preparava. Sto lavorando ad un crocifisso. Questa zona della Baviera è famosa per noi intagliatori di crocifissi. Qui fa molto freddo e l'inverno è molto lungo. La gente chiusa in casa imparò l'arte dell'intaglio. Ci sono artigiani che per tutta la vita hanno lavorato solo ai crocifissi. Bisogna avere fede. Per farlo bisogna credere, altrimenti non si riesce a dare a Nostro Signore un'espressione credibile. Questo quadro con le figure a rilievo mostra Ludwig II a cavallo che incontra un taglialegna, una ragazza con dei fiori e un pastorello. È un episodio realmente accaduto. Il re chiese al pastorello che ora era, ma il ragazzo rispose che non lo sapeva perché non possedeva un orologio né mai avrebbe potuto permetterselo. Il giorno dopo il re lo andò a cercare e gliene regalò uno. Era una persona straordinaria, di grande valore, un vero re, vicino al suo popolo. Ha dato molto lavoro alla nostra comunità, artigiani, guardiani, allevatori per il suo castello di Linderhof. Mio nonno lavorò per lui e mi raccontava che quando veniva in paese tutti lo festeggiavano. Ancora oggi lo amiamo. Ha reso la Baviera ancora più bella di quanto non fosse già. Ogni
volta che passavo su questa collina, con tutti i monti e la valle dell'Ammer sullo sfondo, pensavo, questo è il posto giusto per piantare un grande crocifisso. Ho impiegato 3 mesi per farlo. Questa è una terra cattolica e non si può capirla se non si tiene conto che siamo diversi, anche in questo, dal resto della Germania. C'è anche un altro posto che mi piace altrettanto. E forse anche di più. Herrengimse. Sono ancora incerto. Potremmo andarci insieme domani. A cavallo. Il castello di Herrengimse fu costruito lontano dalla regione preferita del re, in una località dell'Oberland bavarese che Ludwig non amava in modo particolare, ma un'isola gli sembrava il luogo ideale per costruire la sua personale Versailles. L'isola avrebbe aumentato lo splendore del palazzo e si sarebbe sentito definitivamente lontano dal mondo. Ludwig era molto preciso e voleva che la sua Versailles si accordasse fedelmente con la sua idea di monarchia assoluta. Ideale rappresentato alla perfezione dal Re Sole e la sua corte. Il gusto del falso trova in Herrengimse la massima espressione, ma il risultato fu qualcosa di più di un'imitazione. I lavori di costruzione furono sospesi nel 1885 per mancanza di fondi. La politica di Monaco aveva deciso di intervenire e Ludwig non riuscì più a farsi finanziare le sue follie architettoniche. L'ultima sera che abitò a Herrengimse, prima di lasciare il castello, fece illuminare la sfarzosa sala degli specchi e furono accese più di 2000 candele di cera. Ci fu un unico ospite quella sera alla grande festa, il re Ludwig II di Baviera. Sappiamo benissimo che è stato ucciso perché dava fastidio. Ogni anno gli portiamo delle rose a Berg, sul lago dove è annegato. È una cosa importante per noi. Grazie a lui la Baviera è famosa in tutto il mondo. Per me il palazzo più bello è quello di Herrengimse. È davvero favoloso. Non sarà stato il migliore dei re che abbiamo avuto in Baviera, ma sicuramente è quello che ha lasciato il segno. Suicidio o omicidio non cambia niente. Che la sua morte sia stata progettata da lui o da altri non ha importanza. Era quello che voleva, passare alla storia. Re Ludwig ha lasciato un segno profondo in questa terra. Non è azzardato dire che senza conoscere la sua storia, che è una storia affascinante, per certi versi incredibile, non si può capire bene cos'è oggi la Baviera. In un certo modo, lo spirito di Ludwig è rimasto vivo nella Baviera di oggi, una terra amante delle sue tradizioni e orgogliosa di saperle conservare. I bavaresi amano il paesaggio che li circonda e hanno fatto tesoro della loro ricchezza naturale. Allo stesso tempo, la Baviera è una regione vitale, al passo con i tempi,
ed è diventata sede della ricerca tecnologica e industriale più avanzata in Europa. Come Ludwig, la Baviera ha saputo fare dell'arte, della cultura e della musica il cuore della sua identità. È rimasta intatta in questa terra, oltre alla capacità di sognare, la volontà di realizzare sogni. Ludwig aveva capito che senza il sogno di un'altra vita forse non è possibile vivere. Se non avesse più potuto occuparsi dei suoi castelli, l'esistenza avrebbe perso il suo scopo. Negli ultimi tempi la sua figura era diventata informe. Il suo stato di salute, che non era mai stato buono, peggiorò. Ludwig aveva dato fondo al suo patrimonio per costruire un sogno, ma mise a repentaglio il prestigio della monarchia e l'autorità dello Stato. Il 23 marzo 1886, il dottor Bernhard von Guten dichiarò ufficialmente che il re era costituzionalmente pazzo. Non lo visitò mai personalmente. Ludwig fu rinchiuso nel castello di Berg. Nel tardo pomeriggio uscì con il dottor Guten per fare una passeggiata sotto la pioggia. Alle 8 di sera si organizzò una battuta nel parco perché Sua Maestà non era tornato. La morte di Ludwig è rimasta un mistero. È un personaggio pieno di fascino, malgrado questa eccentricità, queste manchevolezze, questo non essere all'altezza di essere del suo compito come regnante. Quello certo non lo era, ma malgrado tutto questo è una figura molto romantica. Non era moderno, era il simbolo dell'anacronismo ed è sempre tragico vivere fuori dal proprio tempo. Eppure i posteri di tutte le epoche successive lo adorano. È vissuto solo 40 anni, ma sono già più di 120 che sopravvive alla sua morte. È immortale, tragico ma immortale. Il grande visionario, il destino tragico, l'omosessualità, l'epoca, il momento. Era come una grande tragedia che avrebbe potuto ispirare Shakespeare, ma rifatta oggi, ripensata oggi. Sulla riva orientale dello Starnberger See, nel luogo della disgrazia, è stata alzata una cappella commemorativa. Poco prima di morire, Ludwig aveva chiesto insistentemente al suo aiutante di custodire i suoi castelli come un santuario che non doveva essere profanato dai curiosi. Mandate qualcuno a cercarli. Hanno certo preso il sentiero del lago. Fatevi dare del dolce, presto! Chi è andato con lui? Erano soli. Il professor Guden non ha assolutamente voluto che gli infermieri li accompagnassero. Sua Maestà oggi sembrava molto calma. Ma è una pazzia! È da incoscienti! Dottor Müller, devo insegnarvelo io che i pazzi sono anche furbi! Ma io sono un enigma. E voglio rimanere un enigma. Per sempre. Per gli altri. E anche per me stesso.